Bella fortuna la vostra, accompagnare i morti al camposanto e ritornarvene a casa, magari con una gran tristezza nell'anima e un gran vuoto nel cuore, se il morto vi era caro. E se no, con la soddisfazione d'aver compiuto un dovere increscioso e desiderosi di dissipare, rientrando nel cuore e nel tramenio della vita, la costernazione e l'ambascia che il pensiero e lo spettacolo della morte incutono sempre. Tutti, a ogni modo, con un senso di sollievo, perché anche per i parenti più intimi, il morto, diciamo la verità, con quella gelida immobile durezza, impassibilmente opposta a tutte le cure che ce ne diamo, a tutto il pianto che gli facciamo attorno, è un orribile ingombro, di cui lo stesso cordoglio, per quanto accenni e tenti di volersene ancora disperatamente gravare, anela in fondo, a liberarsi. E ve ne liberate voi di questo orribile ingombro materiale, andando a lasciare i vostri morti al camposanto. Sarà una pena, sarà un fastidio, ma poi vedete sciogliersi il mortorio, calare il feretro nella fossa, là, e addio, finito. Mi sembra poca fortuna. A me, tutti i morti che accompagno al camposanto mi ritornano indietro. Fanno finta d'essere morti dentro la cassa. O forse veramente sono morti per sé. Ma non per me. Vi prego di credere. Quando tutto per voi è finito, per me non è finito niente. Se ne vengono meco, tutti. A casa mia. Ho la casa piena. Voi credete di morti? Ma che morti? Sono tutti vivi, vivi come me, come voi, più di prima. Soltanto questo sì. Sono disillusi. Perché riflettete bene, che cosa può essere morto di loro? Quella realtà che si diedero, e non sempre uguale, a se stessi. Alla vita. Oh, una realtà molto relativa, vi prego di credere. Non era la vostra, non era la mia. Io e voi, infatti, vediamo, sentiamo e pensiamo, ciascuno a modo nostro, noi stessi e la vita. E che vuol dire che a noi stessi e alla vita diamo ciascuno a modo nostro una realtà. La proiettiamo fuori e crediamo che così come è nostra debba essere anche di tutti e allegramente ci viviamo in mezzo e camminiamo sicuri, il bastone in mano, il sigaro in bocca. Ah, signori miei, non ve ne fidate troppo. Basta appena un soffio per portarsela via codesta vostra realtà. Ma non vedete che vi cangia dentro di continuo? Cangia! Cangia! Appena cominciate a vedere, a sentire, a pensare un tantino diversamente di poc'anzi. Sicché ciò che poc'anzi era per voi la realtà, vi accorgete adesso che era invece un'illusione. Ma pure, ahimè, c'è forse altra realtà fuori di questa illusione. E che cos'altro è dunque la morte se non la disillusione totale? Ecco perché, se sono tanti poveri disillusi i morti, per quell'illusione che si fecero di sé medesimi nella vita, per quella che me ne faccio io ancora, possono avere la consolazione di viver sempre, finché vivo io. E se ne approfittano, v'assicuro che se ne approfittano. Guardate, ho conosciuto più di 20 anni fa a Bonn sul Reno un certo signor Herbst. Herbst vuol dire autunno. Ma il signor Herbst era anche d'inverno, di primavera ed estate, cappellaio, e aveva bottega in un angolo della piazza del mercato, presso la Beethoven Halle. Vedo quel canto della piazza come se vi fosse ancora di sera, nel respiro gli odori misti esalanti dalle botteghe illuminate, odori grassi, e vedo i lumi accesi anche davanti alla vetrina del signor Herbst, il quale se ne sta sulla soglia della bottega, con le gambe aperte e le mani in tasca.
Mi vede passare, inchina la testa e mi augura con la special cantilena del dialetto renano: «Gute Nacht, Herr Doktor!» Sono trascorsi più di 20 anni. Ne aveva a dir poco 58 il signor Herbst allora. Ebbene, forse a quest'ora sarà morto. Ma sarà morto per sé, non per me. Vi prego di credere. Ed è inutile, proprio inutile, che mi diciate che siete stati di recente a Bonn sul Reno e che nell'angolo della Marktplatz, accanto alla Beethovenhalle, non avete trovato traccia né del signor Herbst né della sua bottega di cappellaio. Che ci avete trovato, invece? Un'altra realtà, è vero. E credete che sia più vera di quella che ci lasciai io 20 anni fa? Ripassate, caro signore, di qui ad altri 20 anni e vedrete che ne sarà di questa che ci avete lasciato voi adesso. Quale realtà? Ma credete forse che la mia di 20 anni fa, col signor Herbst sulla soglia della sua bottega, le gambe aperte, le mani in tasca, sia quella stessa che si faceva di sé e della sua bottega e della piazza del mercato, lui, il signor Herbst? Ma chissà, il signor Herbst come vedeva se stesso e la sua bottega e quella piazza. No, no, cari signori, quella era una realtà mia, unicamente mia, e non può cangiare né perire finché io vivrò, e che potrà anche vivere eterna se io avrò la forza di eternarla in qualche pagina, o almeno via, per altri 100 milioni d'anni, secondo calcoli fatti or ora in America, circa la durata della vita umana sulla Terra. Ora, com'è per me del signor Herbst tanto lontano, se a quest'ora è morto? Così è dei tanti morti che vado ad accompagnare al Camposanto, e che se ne vanno anch'essi per conto loro, assai più lontano, e chissà dove. La realtà loro è svanita. Ma quale? Quella che si davano a sé medesimi. E che potevo saperne io di quella loro realtà? Che ne sapete voi? Io so quella che davo ad essi per conto mio. Illusione, la mia e la loro. Ma se essi, poveri morti, si sono totalmente disillusi della loro, l'illusione mia ancora vive ed è così forte che io, ripeto, dopo averli accompagnati al Camposanto, me li vedo ritornare indietro, tutti, tali e quali, piano piano, fuori della cassa, accanto a me. Ma perché, dite voi, non se ne ritornano alle loro case, invece di venirsene a casa vostra? Oh, bella, ma perché non hanno mica una realtà per sé, da potersene andare dove loro piace? La realtà non è mai per sé, ed essi l'hanno ora per me, e con me dunque per forza se ne debbono venire. Poveri pensionati della memoria, la disillusione loro m'accora indicibilmente. Da prima, cioè appena terminata l'ultima rappresentazione, dico dopo l'accompagnamento funebre, quando rinvengo un fuori dal feretro per tornarsene con me a piedi dal Camposanto, hanno una certa balda vivacità sprezzante, come di chi si sia scrollato, con poco onore è vero, e a costo di perder tutto, un gran peso d'addosso. Pure, rimasti come peggio non si potrebbe, vogliono rifiatare. Eh sì, almeno via, un bel respiro di sollievo. Tante ore lì, rigidi, immobili, impalati su un letto a fare i morti. Vogliono sgranchirsi, girano e rigirano il collo, alzano ora questa, ora quella spalla, stirano, storcono, dimenano le braccia, vogliono muovere le gambe speditamente e anche mi lasciano di qualche passo indietro. Ma non possono mica allontanarsi troppo. Sanno bene d'essere legati a me, d'avere ormai in me soltanto la loro realtà o illusione di vita, che fa proprio lo stesso. Altri, parenti, qualche amico, li piangono, li rimpiangono, ricordano questo o quel loro tratto, soffrono della loro perdita. Ma questo pianto, questo rimpianto, questo ricordo, questa sofferenza sono per una realtà che fu, che si credono svanita col morto, perché non hanno mai riflettuto sul valore
di questa realtà. Tutto è per loro l'esserci o il non esserci d'un corpo. Basterebbe a consolarli il credere che questo corpo non c'è più, non perché sia già sotterra, ma perché è partito in viaggio e ritornerà chissà quando. Su, lasciate tutto com'è. La camera pronta per il suo ritorno, il letto rifatto, con la coperta un po' rimboccata e la camicia da notte distesa. La candela e la scatola dei fiammiferi sul comodino, le pantofole davanti la poltrona, a piede del letto. È partito, ma ritornerà. Basterebbe questo, sareste consolati. Perché? Perché voi date una realtà per sé a quel corpo che invece per sé non ne ha nessuna? Tanto è vero che è morto, si disgrega, svanisce. Ah, ecco, esclamate voi ora, morto. Tu dici che morto si disgrega, ma quando era vivo aveva una realtà. Cari miei, torniamo da capo? Ma sì, quella realtà che egli si dava e che voi gli davate. E non abbiamo provato che un'illusione? La realtà che gli si dava, voi non la sapete, non potete saperla perché era in lui e fuori di voi. Voi sapete quella che gli davate voi. E non potete forse dargliela ancora senza vedere il suo corpo? Ma sì, tanto è vero che subito vi consolereste se poteste crederlo partito in un viaggio. Dite di no e non seguitereste forse a dargliela tante volte sapendolo realmente partito in viaggio? E non è forse quella stessa che io do da lontano al signor Herbst, che non so se per sé sia vivo o morto? Via, via. Sapete perché voi piangete, invece? Per un'altra ragione piangete, cari miei, che non supponete neppur lontanamente. Voi piangete perché il morto, lui, non può più dare a voi una realtà. Mi fanno paura i suoi occhi chiusi, che non si possono più vedere. Quelle sue mani dure, gelide, che non vi possono più toccare. Non vi potete dar pace per quella sua assoluta insensibilità. Dunque, proprio perché egli, il morto, non vi sente più. Il che vuol dire che vi è caduto con lui, per la vostra illusione, un sostegno, un conforto. La reciprocità dell'illusione. Quando egli era partito in viaggio, voi, sua moglie, dicevate: «Beh, se egli è lontano, mi pensa, io sono viva per lui». E questo vi sosteneva e vi confortava. Ora che gli è morto, voi non dite più: «Io non sono più viva per lui». Dite invece: «Egli non è più vivo per me». Ma sì che egli è vivo per voi, vivo per quel tanto che può essere vivo, cioè per quel tanto di realtà che voi gli avete dato. La verità è che voi gli deste sempre una realtà molto labile, una realtà fatta tutta per voi, per l'illusione della vostra vita, e niente o ben poco per quella di lui. Ed ecco perché i morti se ne vengono da me ora e con me. Poveri pensionati della memoria, amaramente ragionano sulle vane illusioni della vita, di cui essi al tutto si sono disillusi, di cui non posso ancora disilludermi al tutto anch'io, benché come loro le riconosca vane.